Le proposte didattiche dei documenti La ginnastica in schede vengono riproposte attraverso videoclips. L'impostazione segue lo schema del lavoro precedente e ci auguriamo faciliti la formazione di chi vuole iniziare, consolidare e migliorare le proprie conoscenze tecniche nel percorso previsto per la formazione dei quadri tecnici federali. La rovesciata consiste in una rotazione completa, avanti o indietro del corpo, attorno all'asse trasversale in appoggio successivo sugli arti superiori e inferiori, con passaggio dalla verticale e dalla posizione di ponte con continuità di movimento. Per la rovesciata avanti, tre sono i punti fondamentali. Passaggio dalla verticale con la massima divaricata sagittale. Rovesciamento in ponte mantenendo il peso del corpo sugli arti superiori. Spinta dell'arto inferiore in appoggio sulla trave contemporaneamente a quella degli arti superiori per ritornare alla stazione eretta. Per la rovesciata indietro, rovesciare il corpo indietro mantenendo il bacino in linea con gli arti inferiori. Posare le mani sulla trave. Slanciare l'arto inferiore libero e quello in appoggio sulla trave contemporaneamente alla spinta degli arti superiori per portarsi alla verticale ritta divaricata sagittale di passaggio e tornare alla stazione eretta. Saper eseguire correttamente il ponte e la verticale sulla trave. Saper eseguire il tic-tac anche in condizione facilitata. Per la rovesciata avanti, dalla posizione eretta o da un atteggiamento artistico, ricercare l'affondo dell'arto avanti e la posa delle mani che deve avvenire con i pollici uniti al centro della trave. Slanciare l'arto inferiore dietro, spingere con quello di caricamento, portare le spalle sopra le mani e raggiungere la verticale ritta rovesciata con la massima divaricata sagittale. Continuare la rotazione del corpo attorno all'asse trasversale e ricercare con il piede l'appoggio sulla trave mantenendo la massima divaricata sagittale. Spingere con gli arti superiori e con l'arto inferiore di appoggio per salire alla stazione eretta mantenendo l'arto inferiore libero elevato in avanti, braccia in alto e capo in linea. Per la rovesciata indietro, dalla stazione eretta, braccia in alto, sollevare la gamba in avanti e rovesciare il corpo indietro, mantenendo il bacino in linea con l'arto di appoggio. Continuare nel rovesciamento e posare le mani sulla trave. Spostare le spalle sopra le mani e con slancio dell'arto inferiore libero e spinta di quello portante sulla trave, salire alla verticale ritta di passaggio mantenendo la massima divaricata sagittale. Continuare nella rotazione posando il piede dell'arto libero in semipiegamento sulla trave e con spinta delle braccia sollevare il busto per ritornare alla stazione eretta. Gli esempi che vengono mostrati sono tratti dal DVD multimedia La preparazione fisica, guida indispensabile per programmare la seduta di allenamento nelle varie fasce di età.
per la rovesciata avanti, al suolo con e senza assistenza, dalla posizione retta scendere in ponte e ritorno. Sulla trave propedeutica eseguire la rovesciata avanti ricercando la massima divaricata sagittale nel passaggio dalla verticale e l'elevazione dell'arto libero nella salita alla stazione retta. Eseguire il movimento al suolo davanti a un materassone per sensibilizzare la posizione dell'arto libero nella salita alla verticale ritta. L'esecuzione con partenza e ritorno dalla posizione in ginocchio favorisce l'affondo, l'apposo delle mani, sensibilizza e facilita la stabilità del bacino. Esecuzione del movimento sulla trave con le protezioni. Con e senza assistenza eseguire il movimento completo. Per la rovesciata indietro, sulla trave propedeutica, eseguire la rovesciata indietro, curando la posizione dell'arto libero nell'iniziare il rovesciamento e ricercare la massima divaricata sagittale nel passaggio dalla verticale. Eseguire il movimento al suolo davanti a un materassone per sensibilizzare la posizione dell'arto libero nell'iniziare il rovesciamento. Con partenza dal ponte sulla trave con protezioni, eseguire la seconda parte del movimento. Esecuzione del movimento sulla trave con protezioni. L'esecuzione con arrivo alla posizione in ginocchio sensibilizza e facilita l'allineamento e la stabilità del bacino. Con e senza assistenza eseguire il movimento sulla trave di gara anche con arrivo in arabesque. Nelle prime esecuzioni sulla trave è sempre consigliata l'assistenza diretta per tranquillizzare la ginnasta. Per la rovesciata avanti, intervenire con le mani sulle gambe per stabilizzare l'arrivo alla verticale ritta rovesciata con gambe divaricate. Seguire il rovesciamento avanti e la risalita alla stazione retta con una mano sull'arto libero e l'altra sul dorso. Per la rovesciata indietro, intervenire con una mano sull'arto libero e l'altra mano sul dorso per seguire la discesa in ponte ed il passaggio alla verticale ritta divaricata. Con una mano sull'arto libero e l'altra mano sul busto, accompagnare l'arrivo alla stazione retta o alla posizione di arabesque, come presentato nel filmato. Gli errori più frequenti che si possono verificare durante la fase di apprendimento per la rovesciata avanti sono: spalle avanti nel passaggio e discesa dalla verticale, braccia piegate nel passaggio dalla posizione di ponte, capo flesso in avanti nel risalire alla stazione retta. Per la rovesciata indietro, rovesciare il capo per iniziare il capovolgimento,
piegare le braccia nel passaggio dalla posizione in ponte.